Partenza ore 5 e mezza da Varese, quindi ci siamo già fatti 3 ore di strada per raggiungere il punto di partenza del Yamaha Discovery Day. Quindi insomma abbiamo già fatto un po' di riscaldamento, riscaldamento per dire in realtà, perché ci sono 13 gradi. E adesso pian pianino sta scaldando, ma prima diciamo che un po' di freschino l'ho preso. Tra poco partiamo, abbiamo appena fatto il briefing. Se vi starete chiedendo il motivo per il quale qui presente non c'è uno dei tre moschettieri Zaffaroni, Faccioni e Boga, è perché sebbene anche loro non farebbe male un corso, dato che guidano veramente male, hanno deciso di mandare me perché rientro perfettamente nel target di questa giornata, nel senso che questa giornata si propone a tutti i motociclisti che vogliono affacciarsi al mondo del fuoristrada o comunque sono alle prime armi e vogliono comunque avere la possibilità di affrontare un percorso come un pezzetto di Via del Sale che affronteremo oggi in sicurezza, con delle guide, con della gente che ti può aiutare. Siamo un bel gruppone e niente, sono gasato. Ok, fermi un attimo, ma se vi stesse chiedendo ma chi c***o è questo? Beh, è un nostro operatore. Matteo Pilotto. Esatto, lascia la camera, dai. Lascio la camera. Vabbè, Pil fa parte della squadra. Sì, è un operatore, uno di quelli operatori di punta di Gheddorte. Quindi, se i video vi fanno schifo, molto probabilmente la colpa è sua. E poi, niente, quasi serviva a sto giro, uno un po'... Sì, Yamaha ci ha chiesto, ok, venite a fare questo corso, vogliamo far vedere cosa facciamo, mandateci uno che non ha idea di cosa sia il fuoristrada. Presente. Noi... In realtà la moto ce l'ha. Sì, la moto definirla una gran moto soprattutto anche su questo canale dove esatto, diciamo il fuoristrada è di casa, regna sovrano, definire moto la sua. Difficile. Beh, in realtà però... volevo proporre a Yamaha di poter mettere la Springer sulla Tenere, però non so se... Non credo che gli sarebbe andata bene. Perciò, ta-da, eccolo qua. Andiamo a fare un'avventura. Sarà facile, in teoria, com'è andata. 150 chilometri. Vabbè, io sono gasatissimo. Il fuoristrada, per quanto non sia di mia competenza, mi ha sempre attirato. Quindi l'idea di provare questa cosa con gente anche che possa aiutarmi, magari darmi qualche consiglio... Perché non gli abbiamo dato ovviamente nessun consiglio. Il bello di questa sfida sì, è che mi ha fatto talmente morire, impreparato. Sì, sì. Abbiamo dati completamente al contrario. Noi dicevamo le cose apposta per metterlo sì, in crisi. Sì, io ci ho provato a chiederglielo, ma niente da fare. Quindi, sì, è il bello della diretta, il bello della, vabbè, della sfida. Una moto facilissima, fino a tenere in fuoristrada, sì, è una delle migliori per iniziare da un punto di vista di altitudine. Però, se dovesse andare storto qualcosa, sappiate che da questo momento o da il momento in avanti, qui sotto sono aperte le candidature per avere un nuovo operatore su Dort, perché ci servirà sicuramente. Esatto, anche perché la Via del Sale, 150 km circa, cioè tra un po' di strada. Sono dei bei dirupi, quindi facile, sicuramente chi vuole farsi avanti sotto. Adesso dai, torniamo all'avventura e scopri com'è finita. Va bene, torna al tuo video. Torno al mio video. Se mi muovo a prepararmi, se no mi lasciano qui. Vedi, stiamo in piedi e prova a caricare proprio un tornante, no? Sì. Qua. Prova a caricare un tornante e l'altro, ok? Poi magari uno o due, prova a farli seduti, sì, e vedrai che fatica che fai, ok? Perché stando in piedi a te sembra di alzare la moto, ma in realtà il peso va sulle pedane e sì, scarichi il baricentro in basso, okay, per cui hai più maneggevolezza. Adesso occhio alle mucche. Let's light it up.
prima parte andata spettacolare, veramente faccio fatica a trovare le parole perché è stupendo avere la possibilità di fare queste strade, è bellissimo, veramente bello, posti pazzeschi, strada bella, per ora direi dall'alto della mia poca esperienza dico molto facile, molto fattibilissimo assolutamente, di certo avere dei professionisti comunque che ti seguono e sono sempre pronti a darti consigli sicuramente aiuta a sentirti anche più tranquillo, però la strada comunque fin qui molto facile. Adesso vi faccio raccontare la storia di questa simpatica statua alle mie spalle. Ciao, mi chiamo Adriano Furlotti, sono una delle guide di Ton 42 che partnership di Yamaha e in questo istante ci troviamo sul Monte Saccarello, esattamente vicinissimi al Cristo Redentore, che è una statua posta dagli abitanti del luogo a quota 2150, dove ci troviamo in questo momento, portata su, come vedete, diversi metri di statua in metallo, per cui molto molto pesante, portata fino qua a mano nel 1900, per cui hanno fatto uno sforzo immane. Allora, laggiù vedete il mare, c'è Sanremo, Arma di Taggia e Imperia, il capoluogo di provincia. In fondo, sullo sfondo, si intravedono le montagne più alte della Corsica. Oggi giornata tersa, aria pulita e si vede veramente lontano. E qua da Cornice abbiamo tutte le Alpi francesi, qua siamo già al confine con la Francia e dall'altro lato tutte le Alpi marittime sommette da 2500-2700 metri. Dai, la cosa buona è che anche dei pezzi così, che magari per una schiaffa come me possono sembrare più bruttini, comunque fatti seduti, fatti da seduto, piano piano, diventano fattibili per chiunque. O Zaffa e Fede l'avrebbero fatto con una ruota sola, occhi chiusi. Io ero tutto un po' cacato, però vabbè. Hanno appena detto parte di fuoristrada finita, adesso ultimo pezzo di asfalto prima di mangiare. Siamo passati a più 29. Sì, esatto, traumatico. Ed eccoci che dalla montagna abbiamo raggiunto il mare, abbiamo raggiunto la tappa finale del giro di oggi ad Imperia. E che dire, quando abbiamo visto il mare sbucare da lato strada è stato parecchio figo. Oggi abbiamo visto dei paesaggi incredibili. L'unica cosa è che, come hanno fatto notare gli altri poco fa, siamo passati da 10 gradi a 20 in pochissimo tempo ed è stato abbastanza traumatico perché stavamo morendo di caldo, però adesso siamo arrivati al punto dove mangeremo, tra l'altro un gran bel posto, veramente vista mare, siamo proprio sul mare, una figata. Adesso tra l'altro sto morendo di fame, quindi corro a mangiare qualcosa. E ora, prima delle conclusioni, volevo sentire un po' i miei compagni dell'avventura di oggi e sapere e chiedergli com'è andata, insomma, cosa ne pensano del giro di oggi. Bellissima esperienza, l'organizzazione è fantastica. La giornata posso dire che è andata benissimo, siamo stati fortunati dal tempo
che era una temperatura giusta, frizzante, con una luminosità eccezionale, una visibilità pazzesca. Il giro fantastico, soprattutto la prima parte, prima volta in fuoristrada, non sono caduto gran cosa. Emozionante perché ci siamo radunati tutti a Ormea, tutti con le stesse moto, quindi anche quella è una cosa un po' particolare. Nonostante fosse sabato, c'erano poche macchine, è andato tutto bene, da cominciare dalla partenza, dalla colazione, all'arrivo al Porteghetto, che è una meraviglia sul mare. Paesaggi mozzafiato, soddisfattissimo direi. Mi è piaciuto tantissimo, lo staff super professionale e beh, la moto mi piace un botto. La Teneré è eccezionale, io sono un motociclista, ho avuto tantissime moto, non lo dico per circostanza, ma lo provo nei fatti, nel senso che ne avevo una e dopo un anno e mezzo ne ho comprato un'altra e sono molto soddisfatto della Teneré ed è insostituibile. Io l'ho acquistata 6 mesi fa e è una moto geniale, un giusto compromesso per fare sia strada che enduro. I giapponesi sono sempre avanti. È giunto il momento di rimboccare l'autostrada e tornare a casa. Il bilancio totale della giornata si concluderà con 600 km di autostrada più tutto il percorso che abbiamo fatto oggi, che è stato un giusto mix, un giusto alternarsi tra strada e fuoristrada. Secondo me una combinazione perfetta per chi come me ha le prime armi e non è per niente allenato, in modo da permetterti di riprendere fiato nei momenti di asfalto per poi ripartire con più sicurezza nei punti di fuoristrada. Che dire dei percorsi di oggi, avete sentito anche le impressioni degli altri partecipanti di questa giornata, incredibile, paesaggi pazzeschi, la moto si è comportata egregiamente e quindi sono veramente veramente soddisfatto. È d'obbligo il ringraziamento a Tom42 che organizza questi eventi, a Yamaha, ai ragazzi di Dirt che mi hanno concesso il privilegio di prendere parte a questa giornata. Detto questo, spero che il racconto di questa giornata vi sia piaciuto e nonostante l'assenza di impennatone e driftoni al quale ci abituano sempre i ragazzi di Dirt. E niente, vi invito a iscrivervi al canale nel caso non l'aveste ancora fatto, seguirci su tutte le pagine social e noi ci vediamo al prossimo video. Oh, ascolta, ti rompo al volissimo, una roba al volissimo. Per caso sai se le Yamano tipo un GPS qualcosa? In che senso? Perché mi sa che me l'hanno rubata. No,